creato con le autorità dominicane, di cui nessuno parla. Noi abbiamo un problema enorme, perché i dominicani che vogliono venire in Italia hanno una difficoltà altrettanto uguale a quella dei cittadini italiani che vivono in Repubblica Dominicana. C'è proprio una difficoltà a poter rilasciare un visto a un cittadino dominicano che vuole venire in Italia, il quale dovrebbe recarsi a Panama e quindi avrebbe bisogno del visto per Panama e poi del visto per la Repubblica Italiana. Quindi i problemi, grazie a voi, a quello, alle vostre esperienze, ma grazie anche a Casa d'Italia e a moltissime famiglie che hanno lavorato col Senato Repubblicano perché ci fosse una visita ufficiale. Guardate, questa visita ufficiale non ha la pretesa di... Io non sono qua per riaprire l'ambasciata, ma sono in grado di prendere un impegno con voi, quello di fare una battaglia perché si possa riavere un ufficio consolare nella Repubblica Dominicana, cioè che possono essere restituiti ai cittadini italiani che vivono in Repubblica Dominicana i diritti di un cittadino italiano che sono scritti nella Costituzione. Questo credo che sarà il mio, questo è il mio compito, quello che è dell'impegno che assumo con voi. Ed è un impegno che non riguarda solamente i servizi dello Stato civile, quindi i servizi demografici, le trascrizioni dei matrimoni, le iscrizioni della nascita dei figli, le trascrizioni delle separazioni legali. Insomma, noi abbiamo un, purtroppo le trascrizioni di morte, se qualche italiano all'estero dovesse, speriamo mai, lasciarci la pelle in un territorio che non è proprio, perché mandare, diciamo, via internet una barra è una cosa un po' difficile, insomma.